questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo semplicissimo ma morbidissimo e caldissimo coprispalle che io ho deciso di chiamare Dalia, che ho realizzato ai ferri alternando due filati entrambi della DMC. Ve li faccio vedere subito. Io ho utilizzato il filato della linea Mini Magnum Tweed Color, il colore che ho usato è il numero 100, che ha queste sfumature del giallo e dell'arancione, mentre qui come The Mellow, ossia quello più effetto pelliccia, ho utilizzato il colore 018 e questo è il risultato. Ho alternato ogni due ferri questi due fantastici filati e il risultato è questo coprispalle veramente caldo ma leggero addosso, quindi non pesante, morbidissimo, lo adoro. Avrei voluto farlo stavo pensando di farlo, scusatemi, anche a maniche più lunghe, però poi per il tipo di utilizzo che ne voglio fare non va bene perché non sarei riuscita a mettere sopra il cappotto, e quindi voi sapete che io invece adoro poter indossare queste cose mettendo sopra anche dei cappotti. Quindi, dicevo, per poterlo realizzare ho utilizzato un gomitolo del Magnum, Mini Magnum Tweed, due gomitoli del Mello. Per una taglia M va bene la mia stessa quantità di filato, perché di questo me ne è avanzato un bel po', e anche per una taglia L io vi direi sempre un gomitolo del Mini Magnum Tweed, ma almeno 3 del Mello, perché non sono sicura con gli aumenti che dovete fare di riuscire a farcela con solo 2 Mello. Per quanto riguarda altri tipi di combinazione che potete fare abbinando questi due filati, ve li voglio farvi vedere perché li trovo veramente molto carini. Eccoli qua. Vedete, qui ho deciso di unire in modo tale da far vedere il Mini Magnum Tweed colore 108, che ha questo verde e anche del blu, e il colore blu notte del Mello, che è il numero 010. E io trovo anche questa combinazione molto bella. Altro tipo di combinazione, scusate, metto qua ormai i miei gomitoli, è questo qui, dove invece abbiamo la tonalità 106, il numero 106, che ha queste sfumature dell'ottanio, e in realtà è quasi un verdino, e io ho deciso di avvicinarci questo ottanio, che è il numero invece 017. Trovo anche questa una bellissima combinazione. Questi sono colori se non volete qualcosa di così brillante come ho fatto io. Io invece ho deciso di optare per questi colori più luminosi, proprio perché avevo già fatto una cosa del genere con un filato, mi sembra che era sempre forse, no, era della Mistrico, però era sui tonalità del verde. Stavolta ho voluto optare appunto per qualche colore un po' più sgargiante, se vogliamo dire così, ed è per questo che ho deciso di alternare questi due colori. Dicevo, ho lavorato con i ferri del numero 9, sono due giri che vanno sempre ripetuti e ogni due giri si cambia il filato. Il mio è un rettangolo che è largo circa 40 cm, lungo circa 95 cm. Come vi dirò anche nel video tutorial, per una taglia M basta aumentare di massimo 4 maglie, per una taglia L ma aumentare di massimo 8 maglie, questo se lavorate sempre con il mio stesso filato. In caso contrario, cercate sempre di capire quanto lo volete largo, tenendo presente che più lo fate largo, quindi più viene alto il rettangolo, più le maniche qui vi vengono poi a campana. Quindi non esagerate a farlo troppo alto, tipo non arrivate a fare 50 cm, perché le maniche poi risulterebbero veramente troppo grandi. Per quanto riguarda la lunghezza, invece penso che vada bene un po' per tutte quante noi le 95 cm, se lo volete come me, che vi arriva giusto ai ai gomiti. Se invece lo volete fare più lungo, in quel caso naturalmente andate a comprare un gomitolo in più di entrambi i filati. Detto ciò, spero che anche questa semplice caricazione ferri vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure mi potete taggare su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che da, spero, settimana prossima di riniziare a fare le dirette ogni giovedì sul gruppo La Libertà di Uncentare e Sferruzzare. Questa volta, questo mese è iniziato male tra i vari impegni, poi sono stata anche poco bene, quindi spero dalla settimana prossima di poter fare fisso il giovedì e magari di aggiungere anche un altro giorno, in modo da fare anche delle creazioni un po' più lunghe. Vediamo un po', devo ancora valutare in base a tutti i miei impegni. Detto ciò, quindi noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro coprispalle ai ferri, io ho deciso di utilizzare due filati, alternandoli ogni due giri. I filati che ho scelto io sono il Magnum Tweed Color e il Mellow. Precisamente, io andrò a utilizzare come Magnum, Mini Magnum Tweed Color questo sfumato, che è lo sfumato 100, molto carino, mentre come Mellow andrò a utilizzare questo arancione, quindi li abbino in questa maniera. Ma
se non volete dei colori così brillanti, ma volete dei colori un po' più invernali, meno accesi, possiamo fare altri tipi di combinazione. Io vi consiglio anche questa combinazione che trovo veramente molto bella e che vede il Minimal Tweed, il colore 108 e il colore blu notte del Mellow. Mentre un'altra combinazione che potreste fare sarebbe questo, che ha dello sfumato, come potete vedere, dell'ottanio, più è un verdino, ma diciamo che ottanio, che è il 106. Ma c'è anche la variante un po' più scura, che trovate sempre disponibile sul sito, potete abbinarlo all'ottanio, quindi vedete molto carino. Sarebbe anche carino così se volete spezzare un po', oppure farlo più scuro mettendo anche in questa maniera. Diciamo che potete gestire la combinazione colori come più vi piace. Io vi ho detto, e l'avete anche visto all'inizio, che invece combinerò questi due colori. Allora, io lavorerò con i ferri del numero 9. I giri che andiamo a fare sono due e sono semplicissimi. L'unica cosa che vi faccio vedere naturalmente è come si fa e come fare il cambio colore. Io lo faccio molto easy, nel senso non vado a spezzare il filo, quindi vi faccio vedere la tecnica che utilizzo io. Vi dico anche che io per la mia il mio rettangolo, quindi questo rettangolo che andremo a fare, ho montato 38 maglie e questo mi permette di avere una larghezza del rettangolo di circa 42 centimetri. Ora, questo è per una taglia S, per una taglia M però non andate a mettere troppe maglie in più. Secondo me andare a mettere 42 maglie, quindi un totale di 4 maglie in più rispetto a me, va più che bene, perché comunque viene già bello largo. Però diciamo che comunque questa lavorazione non ha un multiplo, quindi potete calcolare, mettere le maglie quante ne volete, se magari fate un piccolo campione per capire quanto lo volete largo. Tenete presente che più largo lo fate, più poi le maniche vi vengono larghe, quindi capite anche un po' le maniche quante le volete fare larghe. Taglia L invece io vi consiglio un massimo di 46 maglie, non di più. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro rettangolo. Naturalmente io lo sto lavorando, quindi alla fine vi dirò quanto mi è venuto lungo il rettangolo e poi come andarlo a cucire per poter creare appunto queste maniche e farne un coprispalle. Quindi possiamo andare a lavorare il nostro primo giro, che è semplicissimo perché andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto. Io solo nel primo giro lavorerò anche la prima maglia, poi non andrò più a lavorare. Quindi vado a lavorare tutte le maglie a diritto. Io qui ho montato un piccolo campione per far vedere anche come si lavora questo filato. Dicevo, ho montato un piccolo campione dove ho messo 10 maglie. Appunto, che diciamo che a voi, se utilizzate un filato diverso, vi serve per capire quanti centimetri e quante maglie mettere per arrivare ai centimetri che vi occorrono. Io vi ripeto che con 38 maglie la mia lavorazione viene larga circa 42 centimetri. Quindi ho fatto il mio primo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro, che come vi ho detto è semplicissimo perché andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio. Quindi davvero davvero semplicissimo, niente di più facile. Questi sono i due giri, quindi, che andiamo sempre a ripetere. Io però ogni due giri, come vi ho detto, vado a cambiare il mio colore. Quindi adesso continuo e vado a lavorare l'ultima maglia. Quindi mi giro con la lavorazione e cambio filo. Come vi ho detto, io vi ricordo di nuovo che io la prima maglia di ogni giro non la vado a lavorare. Quindi da adesso io non lavorerò più la prima maglia di ogni giro, quindi la passo direttamente sul ferro e poi vado di nuovo a lavorare tutte le maglie a diritto e mi aggancio con il mio nuovo colore. Se volete fate un nodino qui, non tantissimo stretto, giusto per bloccare un attimo il filo, e poi andiamo a lavorare tutte le maglie a diritto in questa maniera. Quindi vado a lavorare tutte le maglie a diritto. Secondo giro, come vi ho detto, io non vado più a lavorare la mia prima maglia, quindi la passo direttamente senza lavorarla e vado a lavorare tutte le maglie al rovescio. Voglio arrivare alla fine, giusto per farvi rivedere come andare a cambiare nuovamente il filo, ma è davvero
semplicissimo, proprio perché li cambiamo sempre dopo due giri, quindi ci troviamo sempre nello stesso lato. Quindi io vado a fare la mia ultima maglia, mi giro con la lavorazione e come vedete io adesso devo andare a cambiare il filo. Ancora io la prima maglia non la lavoro, lascio il filo arancione, prendo l'altro filo e vado a lavorare la mia maglia alta. L'unica cosa, mi raccomando, non tirate tantissimo il filo quando fate questo passaggio, tenetelo leggero, tanto se vedete che poi la maglia qui vi si allarga la prima, tirate un po' il filo che avete lavorato, ma quando poi voi andrete a lavorare questa maglia, il filo sotto tenderà normalmente lui a tirarsi un po', quindi mi raccomando, restate sempre morbide quando andate a lavorare. E quindi adesso di nuovo vado a lavorare tutte le maglie a diritto. Quindi, come vedete, è semplicissimo cambiare il filo, non serve assolutamente nulla di complicato. Ecco qua, abbiamo finito il giro, mi rigiro con la lavorazione, vado di nuovo a lavorare tutte le maglie al rovescio, la prima non la lavoro, quindi continuo a lavorare tutte le maglie al rovescio. Ve lo faccio rivedere il passaggio così siete sicure di farlo bene. Quindi vado a lavorare anche la mia ultima maglia, che vedete si è tirata un po', ma io la ritiro, quindi la vado a lavorare al rovescio, porto il filo sul davanti, mi rigiro con la lavorazione. L'unica cosa, dovete stare attento ogni tanto che il filo si ingarbuglia un po'. Quindi di nuovo non lavoro il primo, vado a lavorare direttamente il secondo. Quindi questa è la lavorazione che dobbiamo fare, questo è il nostro cambio giro e quindi si continua così, quindi per tutta la lunghezza. Allora, io ho terminato di lavorare il mio rettangolo e l'ho fatto lungo 93 centimetri, mentre vi ricordo che di altezza è circa 43 centimetri. Come lunghezza per me va più che bene e adesso devo andarlo a cucire. Allora, lo giro perché questa è la parte dietro e questa è la parte avanti, dove vedete si vede meglio il distacco dei colori. Quindi vado a piegare, metto di qua che così lo vedete meglio se faccio. Ok. Quindi piego le due estremità in questa maniera. Quindi vedete, questo è il lato più corto e le ho piegate. E devo andare a cucire dall'esterno verso l'interno. Io cucirò di almeno una trentina di centimetri, no, forse 30 sono troppi, facciamo 25 centimetri, sia da questa parte che naturalmente da quest'altra parte. Quindi anche qui vado a mettere a piegare il mio rettangolo e chiudo e cucirò di 25 centimetri. Io adesso comunque metterò un marcatore sia qui che qui, ho quindi nei miei 25 centimetri e me la vado a provare per vedere se va bene o se devo chiudere ulteriormente. Per cucire io andrò a cucire con il filato tweed, quindi non con il filato mello, preferisco cucire col filato tweed. Quindi adesso cucirò, come vi ho detto, da quest'altra parte, da quest'altra parte. Poi deciderò se fare anche un bordino, ma penso di no, voglio una cosa molto semplice, quindi non penso che andrò a fare anche un bordino, ma in caso contrario ve lo dirò, come vi dirò se per caso sono andata a cucire ulteriormente rispetto ai 25 centimetri. Allora, vi ripeto quindi che io ho lavorato il mio rettangolo per circa 95 centimetri. Alla fine, dall'esterno verso l'interno, piegando appunto il mio rettangolo, sono andata a cucire per 25 centimetri, sia da questa parte che da quest'altra parte. Mi raccomando, per le taglie più grandi rispetto alle mie, io direi di lavorare sempre la stessa lunghezza, quindi sempre 95 centimetri, magari forse arrivate a 100 centimetri, ma non di più, e poi andate a cucire. Per quanto riguarda la cucitura, mettete prima dei marcatori, indossate, vedete se vi stringe o se dovete farla un po' più stretta, un po' più larga. Io penso che come cucitura, se io ho fatto 25, una taglia un po' più grande della mia, quindi una M, deve cucire per 23 centimetri, una taglia L per 21. Però se avete fatto poi il rettangolo più grande, allora in quel caso potreste più lungo, potreste andare a cucire per 25 centimetri come me. Io come al solito non faccio bordini, sapete che io non amo fare i bordini, e quindi anche questo coprispalle è terminato.